due mesi fa questa manovra sembrava una manovra da far tremare i polsi e forse qualcuno prima di noi si era spaventato e ha deciso di andarsene prima. Avevamo da evitare le clausole di salvaguardia, che non erano le stesse degli anni precedenti ma molto più alte. Avevamo da pagare costi aggiuntivi dati da una crescita che era prevista nel bilancio dello Stato all'1,5% e non è stata più dello 0,2. Avevamo da pagare il costo di un anno di spread a oltre 300 punti che ha fatto costare tanto il nostro debito pubblico. Sembrava difficile farlo, sembrava difficile fare queste cose senza aumentare le tasse, senza tagliare la sanità, i servizi, senza diminuire i trasferimenti ai comuni e senza tagliare sulla ricerca. Ce l'abbiamo fatta invece. Non è una manovra di tasse, poi dirò non è una manovra neanche di manette. E vedete che gli italiani, finito questo rumore, se ne accorgeranno da soli. Abbiamo fatto questa manovra e non solo abbiamo fatto una manovra che risponde a queste esigenze, ma è una manovra che avvia una stagione di riforme, che ha una cifra chiara, che guarda ai più deboli e nello stesso tempo alla crescita. Certo, non c'erano le risorse che avremmo voluto nella situazione che ho raccontato, ma si avvia un percorso fatto dal taglio delle tasse sul lavoro, più soldi in tasca ai lavoratori, più investimenti sulla sanità e la cancellazione del superticket, più soldi per le famiglie, per i nidi, per i disabili e per dirla con Siri, ci siamo occupati di una aberrazione che vive questo Paese. Questa aberrazione si chiama 108 miliardi di evasione fiscale che un Paese ha bisogno di contrastare. Passiamo dai 9 condoni alla tracciabilità del denaro, dai messaggi per cui chi non paga le tasse è giustificato, dal fatto che le tasse esistono e che alla fine chi evade vada compreso se non è aiutato. Passiamo da questo all'obbligo di pagare le tasse. Serve dire che se in questo Paese tutti pagassero le tasse, tutti pagherebbero meno e staremmo tutti meglio. Invece no. Dire che bisogna pagare le tasse per alcuni è orribile. Dire non solo i lavoratori dipendenti, che purtroppo le devono pagare, ma anche gli altri devono pagare le tasse, è inaccettabile. O dire che deve essere punito chi evade. Punito, ecco le manette. Le manette sono per chi evade più di 100.000 euro, per aver frodato il fisco consapevolmente, con fatture false o truccando i registri con dolo. Ma davvero noi pensiamo che queste siano manette? Ma davvero pensiamo che sia giustizialismo? Io lo chiamo in un altro modo. Si chiama giustizia, perché parliamo di questo. Si chiama giustizia, semplicemente giustizia. Ed è un insulto agli italiani onesti continuare a sostenere che va tutelato chi non paga le tasse. Tra le tante cose che ci sono in questa manovra, voglio sottolinearne due. Primo, questa manovra va menzionata per gli interventi sulla questione abitativa, sulla questione della casa. Ho sentito molto parlare della cedolare secca che non c'è. In realtà con questa manovra non solo si conferma la cedolare secca per i canoni concordati, che consente a tanti cittadini di avere una casa a canoni sostenibili, ma quella cedolare secca al 20% finalmente si rende permanente, non dovrà più essere prorogato ogni anno e oggi i proprietari che vogliono affittare sanno che questa cedolare, il 20% lo pagheranno per sempre, non solo per uno o due anni. Abbiamo con la manovra e con gli emendamenti in aula istituito di nuovo il Fondo Sostegno Affitti per aiutare chi non ce la fa. 50 milioni ogni anno per 3 anni. E ancora, abbiamo confermato tutti i bonus
per rendere le nostre case più sicure, più efficienti dal punto di vista energetico, più risparmiose dal punto di vista energetico. Ma soprattutto abbiamo messo 1 miliardo per il piano casa, era molti anni che non si faceva, per iniziare a realizzare alloggi di cui c'è bisogno per chi ha più bisogno a costi accessibili, riqualificando il territorio, facendo rigenerazione urbana, non consumando altro suolo. La seconda questione che voglio brevemente accennare, che qualifica questa manovra, è quella dell'attenzione all'ambiente, alla green economy, all'economia circolare, all'intervento contro il dissesto idrogeologico, per ridurre le emissioni, per affermare e realizzare fonti di energia rinnovabili. 30 miliardi nei prossimi anni per alimentare uno sviluppo sostenibile, fondato sulla qualità, che produce innovazione, occupazione, un ambiente migliore. E se usiamo la leva fiscale per ridurre i consumi dannosi per l'ambiente e salute, e per dare più salute, io penso che facciamo bene. Certo, va fatto senza penalizzare l'occupazione, senza penalizzare la produzione, e quindi è giusto quello che si è fatto. Dare più tempo per favorire una transizione che riconverta produzione e tuteli il lavoro. Ma davvero non possiamo pensare per 365 giorni l'anno che la plastica è il peggiore dei nemici dell'ambiente, del mare, della natura, e poi stracciarci le vesti se si cerca di ridurla. Insomma, è una manovra utile, ho finito Presidente, importante, non scontata, una manovra diversa da quella che avrebbe fatto la Lega, sicuramente diversa da quella che avrebbe fatto la Lega, perché per noi se si evade non è colpa delle tasse, ma di chi non le paga. Per noi, se si pensa all'ambiente, ci si occupa del futuro e delle future generazioni e non di consumare il più possibile. Per noi le regole e la trasparenza vanno rispettate, non barattate perché conviene. Per noi, signor Presidente, fare la lotta alla criminalità significa dare condizioni migliori di lavoro alle forze dell'ordine, il riordino delle carriere, qualche assunzione vera in più per le forze dell'ordine. Quello che abbiamo fatto, chiacchiere, non felpe, questa è la nostra manovra.